È risalita di 100 metri la barella con lo speleologo tedesco intrappolato da oltre una settimana nella grotta più profonda delle Alpi bavaresi in Germania. I soccorritori sono riusciti a trasportare il ferito a meno 900 metri dopo 20 ore di lavoro. Restano da superare una serie di pozzi verticali. Il portavoce del soccorso alpino bavarese. Siamo riusciti a posizionare il paziente sulla barella. I medici sono costantemente con il ferito. Ci sono un dottore tedesco, uno austriaco e uno sloveno con lui. Quindi le sue condizioni sono buone, per quanto possibile in queste circostanze. Il 52enne Johann Westhauser è in condizioni critiche ma stabili. È rimasto gravemente ferito alla testa e al torace da una scarica di rocce domenica scorsa mentre era con due compagni. Uno di loro è riuscito a dare l'allarme dopo 12 ore di risalita. Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha assunto il comando delle operazioni in grotta.